Angela frequenta il liceo Dante Alighieri di Ravenna e fin da quando era piccola ha trascorso le sue estati al Lido di Dante, un luogo che lei ama molto e che troppo spesso viene descritto in maniera sbagliata. La goccia che ha fatto traboccare il vaso per Angela e per il suo gruppo di amici solo poche settimane fa è stato il tornare in voga di un video di discutibile gusto, diciamo porno per non aggiungere altro, ambientato falsamente al Lido di Dante. A quel punto Angela e gli amici della sua compagnia hanno deciso di tutelare la località e di raccontarla attraverso un video con le immagini vere di Lido di Dante e il video ha riscosso in pochissimi giorni grandi consensi. Il video è nato proprio come una risposta a quelle che sono solitamente le notizie sui video di Dante, che sono spesso e volentieri purtroppo negative. E, soprattutto è nato come risposta all'ultimo degli insulti a cui siamo quasi costantemente sottoposti, noi che presentiamo appunto il video, che non lo vediamo come un posto negativo e degradante. Che era appunto un video che girava da un po' su internet, che riprendeva il posto come peggiore, direi, tra i figli del Ravennate, e che noi abbiamo pensato appunto di realizzare un controvideo, cioè una risposta video, e scegliendo i luoghi simbolo, cioè quelli che sono più particolari, quello che abbiamo magari in più rispetto agli altri video, e pensando bene com'è veramente rilevante, qual è veramente la sua faccia. E chi c'è dietro la telecamera o davanti alla telecamera in alcune immagini? Voi siete? Allora, molto spesso sono io, però comunque siamo un gruppo di 15-20 ragazzi, più o meno della stessa fascia d'età, dai 15-16 anni ai 20-22, e siccome frequentiamo il Lido da molto molto tempo, ci dispiaceva appunto che avesse un'immagine negativa, e quindi ci siamo uniti più di prima e abbiamo deciso di portare avanti questa cosa. Leggo un video che è una sorta di autotutela, così. Sì, un E le risposte che avete ricevuto finora quali sono state? direi molti moltissimi complimenti per il video, persone che dopo aver visto le immagini dicono che hanno voglia di venirci, che piacerebbe frequentare il posto, che lo vedono da una nuova prospettiva.